Siamo nella stretta del Piave, tra le province di Belluno e di Treviso, in quella che un tempo era detta Chiusa della Moschetta. Qui sorse nel 1376 una fortezza che era stata concepita dalla Serenissima con funzione di dogana per riscuotere il Dazio, ma anche come difesa delle infiltrazioni imperiali. Castelnuovo di Quero era costituito da un corpo centrale affiancato da due torri, una appoggiata alla montagna e l'altra lambita dal corso del Piave. La strada, all'epoca detta del Canal di Quero, passava al centro, sotto un arco, che si chiudeva con porte e ponti levatoi. Castelnuovo aveva fama di risiedere in un luogo silvestre e solitario, tant'è che gli stipendi dei 18 soldati in forza furono necessariamente più alti che in altri castelli. Curiosamente, la paga supplementare era finanziata dai commilitoni di Treviso, contenti di fare questo pur di essere scusati dall'andare a detta custodia. Tra tutti i castellani che governarono Castelnuovo, il più famoso è stato indubbiamente Girolamo Emiliani. Nel 1511 Castelnuovo era diretto dal castellano patrizio veneziano Girolamo Emiliani. Il castello venne assalito nell'agosto dello stesso anno dai cavalieri dell'albanese Giorgio Mercurio Bua e da truppe francesi. Girolamo Emiliani non riuscì con i suoi soldati a far fronte all'assalto, venne imprigionato e in questo periodo assistiamo alla trasformazione spirituale di Girolamo Emiliani. Durante la prigionia, Girolamo Emiliani si avvicinò alla preghiera e, secondo la tradizione, venne liberato dalle catene per intercessione della Vergine Maria. Fu un'esperienza spirituale che lo spinse a cambiare radicalmente vita, dedicandola ai poveri e agli orfani. Castelnuovo controllava anche il traffico fluviale del Piave tramite una catena che, collegando le due rive, ne regolava la navigazione. Vi era un servizio di traghetto che partiva poco più a sud e approdava alla cartiera di Vas, cessato agli inizi del Novecento con la costruzione di un ponte. Nella Prima Guerra Mondiale il castello subì pesanti danneggiamenti, mentre nel 1924 l'acquisto della fortezza da parte dei padri Somaschi, che tuttora la gestiscono come casa di preghiera e simbolo dell'accoglienza. A moderata corsa avevano due cavalieri oltrepassato il castello di Cornuda e seguitavano la via che per la stretta del Piave presso Quero conduce nel Feltrino. È questo l'incipit del libro Un fiore delle Alpi, che proprio al castello di Quero dedica il panorama di apertura. Un romanzo di appendice scritto da Vincenzo Morgantini, la cui prima puntata apparve il 2 settembre 1881 su un giornale trevisano, Il Sile. Nel romanzo si racconta un cammino accidentato tra Quero, il castello di Quero, ed Anzù. Anzù si trova dove il monte Miesna e il monte Tomatico fanno da sentinella alla conca di Feltre. È una suggestione manzoniana perché sul monte Miesna sorge il santuario dei Santi Vittore e Corona.
E un'altra suggestione manzoniana viene dal fatto che quel viaggio tra dirupi, vallate scoscese, attraversata della Piave, è praticamente esemplato sul viaggio del diacono Martino nella tragedia manzoniana ad Elchi. Il romanzo è ambientato nel 1511, la guerra dei cent'anni si è conclusa da più di mezzo secolo, ma il 10 dicembre del 1508 a Cambrai si è stretta una lega che ha come obiettivo principale il ridimensionamento della politica di Venezia. Il risultato è la battaglia di Agnadello, disastrosa per Venezia, e sul Veneto si scatenano gli invasori che si dividono il territorio. L'imperatore Massimiliano I entra in feltre, Montebelluna viene distrutta dal generale La Palisse. Il castello di Quero diventa un punto nevralgico per la difesa. A difenderlo c'è Girolamo Miani, o Emiliani se si preferisce. Castelnuovo resta un luogo avvolto da leggende, ancor più misterioso se si pensa che per alcuni studiosi rappresentò una delle fonti di ispirazione nella stesura dei Promessi Sposi. L'innominato, raccontato da Alessandro Manzoni, sarebbe stato nella realtà Girolamo Emiliani. Così pensava Giulio Salvadori, insegnante universitario a Roma. Essendo gran devoto di San Girolamo, è chiaro che subito ha identificato San Girolamo con l'innominato che si converte. Per quale motivo? Perché 100 anni prima Girolamo Miani, con i suoi ragazzini raccolti un po' ovunque, era abitato proprio in questo castello per alcuni anni. Alessandro Manzoni, che era di Lecco e frequentava questi luoghi, appunto chiamati manzoniani, era anche lui, aveva sentito parlare di padre Giuseppe Rotigni, che era stato predicatore insigne delle più principali chiese d'Italia, però con l'avvento di Napoleone si era spretato. Aveva lavorato per una quindicina d'anni nel Ministero della Pubblica Istruzione a Milano. Poi, caduto Napoleone, ha avuto una crisi spirituale, si è pentito, è ritornato al sacerdozio, è stato riammesso dal vescovo nella notte di Natale nell'altare di Somasca e si è ritirato proprio a vivere alla cosiddetta Valletta, immediatamente sotto il castello dell'innominato, e tutti lo chiamavano il convertito e lo frequentavano per farsi perdonare a loro volta i loro peccati. L'innominato, messo in crisi dalle parole di Lucia, metaforicamente sarebbe quindi il nostro castellano veneziano. La riflessione, la preghiera, la volontà di cambiare vita sono gli elementi che si ritrovano in Girolamo Emiliani, ma anche nell'innominato. A Treviso, presso la chiesa di Santa Maria Maggiore, detta Madonna Granda, sono esposti i ceppi, la palla e le catene con le quali il santo fu imprigionato dai francesi durante l'attacco a Castelnuovo, nella guerra della Lega di Cambrai. E qui Girolamo Emiliani finì la sua esperienza di castellano per donare la sua vita alla gioventù abbandonata.